A volte le vicende criminali finiscono per dare un valore aggiunto all'opera rubata e ritrovata. È il caso della Madonna col Bambino e i Santi, sparita nel 96 dalla collezione della Casa Museo Siviero. Un'accurata indagine tecnica dopo il sequestro da parte dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Firenze ha portato a scoprire che l'opera non risale al XVIII secolo, bensì al XVI. Il quadro, realizzato da un artista delle Fiandre, è tornato quindi a far parte della collezione di Rodolfo Siviero, agente segreto e storico dell'arte, divenuto celebre per la sua importante attività di recupero delle opere trafugate durante la Seconda Guerra Mondiale. Da un inventario eseguito nel 1996 ci si rese conto di fatto che questa opera risultava mancante. Degli accertamenti condotti nel mese d'agosto dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale presso delle case d'asta, una casa d'asta di Milano, si è avuto modo di riscontrare che l'opera, questa Madonna con Bambini e Santi, è rappresentata come opera proveniente proprio da Casa Siviero. L'anomalia ci ha permesso di fare dei riscontri che ci hanno permesso di riscontrare che effettivamente si trattava di quell'opera mancante.